poi bisogna veramente star lì col lanternino. Normalmente questi sono di prima produzione, non ce l'hanno, però con gli altri ovali sì. L'importante è che abbiano la scrittura compostable sotto e eventualmente il marchio del materiale corrispondente che è Mater B. Ok? Questo dà una buona sicurezza che il materiale sia effettivamente compostabile. Dopodiché, anche un po' d'occhio ogni tanto non guasta. Questo qui non aveva ancora le scritte perché era stata una prima produzione che era stata fatta. Con un po' d'occhio ti rendi conto che effettivamente non è plastica, anche dal tipo di duttilità, eccetera. Altri materiali Mater B che troverete sicuramente durante l'esposizione e che abbiamo anche qua disponibili sono le stoviglie. Qua ve ne prendo giusto un paio per capire di cosa stiamo parlando. Lì ho fatto delle foto. Okay. Sono abbastanza simili alle stoviglie in plastica. La differenza effettiva qui è il colore, è un bianco panna un pochino sporco, ok, e anche la consistenza che normalmente è un pochino più malleabile. La sopportazione al caldo è quasi tale la plastica, appunto, quindi utilizzabile allo stesso modo. Anche qui ci deve essere sempre la scritta o del materiale o comunque compostabile o compostabile in inglese o entrambe le scritte biodegradabile e compostabile, stampati sempre. Dopodiché, e qui approfitto per dirvi un'altra cosa, lì ho fatto una foto di un blister possibile che raccoglie più tovaglioli, forchette, eccetera. Normalmente, e questo troverete in fiera, anche il contenitore è in pellicola di Mater B, per cui va conferito. Okay. Capita in altre circostanze che i contenitori non siano di questo materiale, non sarà questa, però è abbastanza importante capire qui che normalmente quando il produttore fa un bene il lavoro deve differenziare il contenuto dal contenitore anche di questo, quindi deve essere scritto in che materiale è fatta la pellicola e in che materiale è fatto il contenuto. Ci sono per esempio alcune partite di bicchieri in PLA, quel materiale dopo che vi spiegherò, che sono invece contenuti in involucri di plastica. Okay. E lì l'etichetta esterna aiuta a capire. Materiale seguente è il PLA, normalmente utilizzato per la realizzazione di bicchieri che supportano, perché non hanno una grossa sopportazione al caldo, che vengono usati per le bevande fredde. Questo lì vi ho fatto due esempi. Ok, questi sono gli esempi concreti. Questo è personalizzato con un evento occurrato tempo fa, questo diciamo è quello puro. Qui tale quale, abbastanza identico alla plastica, difficilissimo distinguerlo. Con uno dei responsabili di Expo, quando facevamo il giro per verificare l'attinenza della sostenibilità, ci siamo accorti di un trucco banale, che quando sono in pila hanno un retrocolore verdino, diversamente dalla plastica che rimane trasparente. E quindi magari se lo si vede a un bar, tutti impilati, capisci abbastanza subito. Dopodiché, in realtà, ma più tardi ve lo mostro meglio, la cosa più importante è che ci sia sotto stampigliato il codice dentro il triangolo del riciclo, che è 707, che è la derivazione delle bioplastiche di qualunque genere. In qualche caso c'è scritto PLA, che è questo materiale specifico, che è un biopolimero tratto dall'amido di mais, e differentemente ci sono gli altri, c'è sempre il 7 o lo 07, ci sono anche gli altri simboli di certificazione che poi vedremo alla fine della presentazione. Qui ho messo altri tagli, qui è azzurrino il colore semplicemente perché nelle foto di presentazione c'è una bevanda dentro, però il colore è esattamente questo, lo sciottino più piccolo, è trasparente come la plastica. Il CPLA è il PLA, l'acido polilattico cristallizzato, è una lavorazione ulteriore. Io credo che qui purtroppo non ho un campione, però mostrato qua delle foto, si usano normalmente per i tappi delle bevande calde da sport. Okay. Anche questo, stessa derivazione del PLA, semplicemente con processi di cristallizzazione, pienamente biodegradabile e compostabile. Qui, come nei bicchieri, vale il triangolino col 707 impresso che descrive appunto la derivazione bioplastica rispetto alle altre tipologie di plastica. Un materiale che non credo troverete in fiera perché non fa parte delle forniture concordate, però vi presento perché troverete poi magari nella vita quotidiana, è la polpa di cellulosa, che è una specie di
cartoncino liscio da questa parte, ruvido dal fondo di solito, oppure un pochino più lavorato, anche in forme un pochino, come dire, più adeguate al servizio anche di pietanze di diverso genere, insomma, non semplicemente il piatto di portata. E questo tipo di derivazione, appunto, è fatto dalle piante, dallo scarto della lavorazione delle piante a crescita veloce, quindi comunque completamente vegetale, completamente biodegradabile, compostabile anche questo. Qui vi ho fatto alcuni esempi perché c'è tra i vari produttori che trattano la trasformazione di questa materia ci sono quelli che la sbiancano, la rendono un pochino più vicina, sempre con processi comunque che rispettino i criteri della norma, e altri che è un pochino più ruvido direttamente come il materiale che è di quel colore marroncino un po' più scuro. L'ultima composizione riguarda l'utilizzo di supporti per le bevande calde, che è un combinato di cartoncino e di Mater B, perché i materiali precedenti da soli non riescono a sopportare il caffè, il tè e altre bevande un pochino più impegnative a livello di calore. Per cui c'è una combinazione, appunto, che è fatto di un cartoncino sempre realizzato a fibre provenienti e gestite da foreste responsabili, e il lato interno è un laminato di Mater B, è assolutamente impercettibile a occhio ovviamente, che ovviamente è certificato per il supporto alimentare e che garantisce la impermeabilità del prodotto. Questi sono alcuni esempi. C'è la bicchierini, tazzine da caffè, così, questi sono i vari modelli, poi ce ne sono anche un pochino di più grandi. Questo stesso sistema viene usato anche per il freddo più freddo, cioè per i gelati, per il coppetto gelato, eccetera, vengono realizzate normalmente con questo combinato. Non ho aggiunto un ultimo materiale possibile, anzi due in realtà. Mi fermo solo sul primo, che sono palettine di questo genere che spesso vedete in giro, che sono in legno. Questo legno qua con la forchettina o la palettina da caffè, anche questo, quando è solo legno, non è gli altri tipi di derivati più o meno fantasiosi, questo è comunque compostabile, per cui va conferito ugualmente nella frazione organica. E chiudo con una rapida disamina di quelle che sono le sigle da tenere d'occhio ogni volta che abbiamo a che fare con qualcuno di questi materiali. Normalmente possono essere presenti nella serigrafia del prodotto esternamente, possono essere presenti nella confezione, nel sotto, nel sopra, insomma, poi dipende. I marchi più importanti da tenere presente sono il primo, il quarto e il settimo, che sono quelli più frequenti in questo tipo di prodotti che vedete normalmente in circolazione. Sono il DIN certo, sempre attinente alla Germania, Vinsot, che è quel OK Compost con la V nera, e poi il CIC, che è il Consorzio Italiano dei Compostatori. Questo tipo di certificazione, che attesta ovviamente la conformità alla norma europea e altri tipi di biodegradabilità anche più spinta, può essere anche abbinata. Trovate dei prodotti che sono certificati Vinsot, certificati CIC e così via. Adesso guardavo il bicchiere per curiosità, questo qui al simbolino dell'incerco, che è il primo. Tenendo presente questi, che sono gli enti certificatori ufficiali e più accreditati, e trovando il simbolino corrispondente siete certi che sia il materiale corretto. L'ultima riguarda soprattutto questo qui, per esperienza, anche se questi simbolini poi vengono riportati, come è stata mostrata in un'altra slide, anche in altri tipi di materiali, eccetera, è importantissimo per i bicchieri, perché in qualunque bicchiere, se non c'è nessun altro simbolo, sicuramente c'è scritto qual è la derivazione plastica o bioplastica di riferimento. Nel caso del biodegradabile e compostabile si prende sempre in riferimento il triangolino col 7 o 07, che indica tutti gli altri materiali non plastici, in realtà sono le bioplastiche.